Con quasi 4 milioni e mezzo di spettatori ed uno share del 25%, ieri sera ha debuttato su Canale 5 la nuova stagione del Grande Fratello VIP. Ma come? Non l'avete visto? Di che cosa parlerete al bar, sui mezzi, nelle catene di montaggio? E che cazzo! Non potete rimanere fuori dai discorsi! Per fortuna che ci siamo noi a ragguagliarvi su quanto è accaduto! Ecco le 10 cose che fortunatamente non avete visto nella nuova stagione del Grande Fratello VIP! Numero 10! Anche quest'anno c'è il sospetto che i VIP non siano proprio famosissimi! Lo dimostra il fatto che si presentano fra di loro esclamando: ciao, tu chi cazzo saresti? Numero 9! Giulia Kissela in culo dell'Ellis si presenta come esperta di tendenze perché ha 1,5 milioni di followers su Instagram. Come se io pretendessi di essere ginecologo perché ho visto 250.000 porno. Numero 8. Entra Cecilia Rodriguez, che è praticamente l'outlet di Belen. Numero 7. Fa il suo ingresso in studio un'enorme palla di pelo rosa. Solo dopo l'intervento della protezione civile il pubblico in studio accetta di non trovarsi di fronte a un troll. È in effetti Serena Grandi. Numero 6. Cristiano Malgioglio, unica star della serata, indossa una mascherina per proteggersi dal virus sorca, il morbo che rende etero. Numero 5. Entra in studio anche Aida Jespica, con le tette così gonfiate da far sbavare la bambina del Buondì. Numero 4. Le nomination arrivano così tardi che il pubblico elimina per sbaglio il professore di fisica su Rai 3. Numero 3. Carmen Di Pietro ha bisogno di una sigaretta e di un bagno in piscina, altrimenti non riesce a cagare. A noi invece basta la sua immagine, mentre si trucca col reggiseno in testa. Numero 2. Alle prime luci dell'alba, un certo Ignazio asciuga i coglioni agli abitanti della casa con una serie di informazioni sulla fermentazione dei vini, generando una reazione che fa rima con vendemmia. Numero 1. Nell'edizione di quest'anno, il Tugurio è stato ribattezzato Tristopoli. Ma visti gli sviluppi della prima puntata, il prossimo anno potrebbe diventare direttamente il titolo della trasmissione. Queste erano le 10 cose che fortunatamente non avete visto nella nuova stagione del Grande Fratello VIP. Ora che le sapete, potete tranquillamente continuare a sbattervene i coglioni, esattamente come noi.